Quando ci siamo rivisti, mancava poco, mi ricordo che non sentivo le gambe e non vedevo ora di vederlo, insomma avevo tanta paura, mi preoccupavo per tutto il tempo mentre lui era a Sarajevo e quando l'ho visto, sai, ero molto felice, però non sentivo più le gambe, cioè mi sembrava di svenire. Mi ricordo che mio padre ha detto che questi sono i tempi delle situazioni quando ognuno decide per se stesso cosa vuole fare. E ha detto io rimango, lui. E ha detto io vado. La gente dormiva, io non sapevo queste cose. Quando sono arrivato all'aeroporto sembrava Saigon, e sono entrato dentro e andavo verso Belgrado. I primi giorni mi comportavo da turista perché pensavo che la guerra passava in pochi giorni. Dopo, quando ho capito che devo rimanere, ho imparato italiano e piano piano ho iniziato a capire, insomma, in che società sono finito. Io non ci credevo, guardavo questi valori, questa società con i valori completamente falsi, direi. Sette milioni di persone che si trovano a Milano ogni giorno, dicono, si possono trovare anche 7 milioni, si sentono da sole. Questi sono problemi, sì, che bisogna risolvere. Tutti i miei lavori criticano e danno alcune risposte o sottolineano alcune cose che tutti sappiamo, però sottolineano le cose che sono problemi di questa società che non è umana, e penso che viviamo un tempo di crisi, una vera crisi, dove ora bisogna reagire.